Non usciremo dalla Champions League solo ed esclusivamente a causa di Shakir e i varisti di Milan, Atletico Madrid e di Brick e i varisti di Porto Milan. Ci hanno messo del loro convalidare il gol del Porto di stasera è un qualcosa di allucinante. Lo sarebbe stato anche senza VAR, figuriamoci col VAR. Ma se non fosse stato convalidato quel gol al Porto, se tutto fosse andato bene, avesse girato tutto nel verso giusto, la partita sarebbe finita 0-0. Non ho mai avuto la sensazione che stasera che il Milan potesse fare un gol, purtroppo. Ed è la prima volta in questa stagione che mi capita di avere questa, che mi è capitato di avere questa sensazione, purtroppo. Nella partita, diciamo, che ti poteva tenere in vita o che ti poteva dare il colpo finale, il colpo del KO finale, come purtroppo è stato. Allora, Milan brutto stasera, brutto, 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 brutto. Mancavano giocatori importanti. Vabbè, l'assenza di Magnan è un'assenza importante, però Tatarusano stasera, a parte un'incertezza nel primo tempo su un rinvio che ci ha messo la quaresima per rinviare, poi non è che abbia fatto grossi danni o grosse cappellate, anzi, sul gol non poteva fare nulla, quindi. Diciamo che non è l'assenza di Magnan che si è sentita stasera. Si è sentita pesantemente, si sono sentite pesantemente le assenze del Theo Hernandez di Bergamo, del Kessié della scorsa stagione, di Brahim Diaz, di Rebic, nonostante tutti i suoi difetti, tutte. Insomma, le perplessità che tante volte mi lascia, si sono sentite queste assenze. Si è sentita l'assenza di un centravanti sano e prolifico, perché Giroud, ragazzi, domenica ha fatto quel gol, sabato sera ha fatto il gol col Verona. Poi, cioè, Giroud, per problemi fisici, io prima che venisse al Milan, sinceramente l'ho visto pochissime volte Giroud, non l'ho mai seguito durante la sua carriera. Quelle poche volte che l'ho visto non mi ha mai fatto impazzire. A parte che a me i centravanti è difficile che mi fanno impazzire, perché non vado pazzo per i centravanti, però. Perché non sono giocatori di quali. Non mi nominate l'innominabile Marco Van Basten, perché lì adesso non ho il tappetino per mettermi in ginocchio. Non nominiamo le divinità. Però per gli altri centravanti non ho mai avuto un grande trasporto. Certo, sì. Da tifoso sì, perché c'è Engolo, Inzaghi che mi facevano i gol per il Milan, che mi facevano vincere,
perché sono tifoso, ma come calciatori non sono mai impazzito per i centravanti. Comunque, al di là di questo, Giroud è palesemente in difficoltà. Ha fatto gol col Verona, importante, determinante, meno male. E col Cagliari io sinceramente è una partita che secondo me non fa nemmeno testo col Cagliari, perché veramente quel Cagliari lì era, cioè, avrebbe battuto anche la squadra della parrocchia la domenica mattina dopo aver mangiato la peperonata. E quindi insomma, l'assenza di un centravanti di peso e di un centravanti importante si è sentita. Milan brutto, Milan, i primi 5-10 minuti stavo quasi sperando, non mi sembrava che, mi sembrava che erano partiti abbastanza in palla, come sempre, no? Io dico sempre, da qualche mese a questa parte, il Milan può sbagliare tecnicamente, però il Milan non sbaglia l'atteggiamento. I primi 5-10 minuti mi sembrava un atteggiamento non perfetto, però insomma un buon atteggiamento. Poi è venuto fuori il Porto. Poi è venuto fuori il Porto, ha fatto la partita in tutto e per tutto, ha preso un palo, ha avuto altre occasioni. Taremi, Omedì, che dir si voglia, è andato alla conclusione 3-4 volte pericolosamente. C'è stato un salvataggio miracoloso di Kjaer, uno di Tomori. Hanno avuto un altro colpo di testa, sempre con Taremi da solo in area. Altre conclusioni di Ottavio, Uribe, compagnia cantante. Insomma, hanno creato tanto. Hanno creato tanto. Per questo che dico, se fosse successo un miracolo, Brick a parte e VAR a parte, sarebbe finita 0-0. Ecco, lo 0-0 sinceramente non è che cambiava di molto la situazione. Noi la qualificazione, poi tutto può capitare nel calcio, però io adesso crederci in questo momento mi sembra, visto come sono andate queste partite, mi sembra quasi impossibile crederci. Qualificazione ce la siamo giocata con l'Atletico Madrid. Quella era una partita che avevamo dominato nel primo tempo e in qualche modo avremmo dovuto portarla a casa. Avremmo dovuto portarla a casa, avremmo dovuto vincere. Al di là degli episodi arbitrali, al di là di tutto, in qualche modo avremmo dovuto vincere. Leão non sarebbe dovuto uscire, avremmo dovuto vincere. Ma il discorso è questo, oltre che è difficile credere, poi speriamo, se capita io, se qualcuno mi dice in questo momento, mi dice, mi firma e me lo scrive che passiamo il turno, se poi dovesse mai succedere veramente, io lo invito qua a casa e può vivere per un po' di tempo a spese mie, in casa e fuori di casa. Ma al di là dei risultati, la cosa, come dire, che mi sta quasi del tutto uccidendo le speranze, e il fatto che sì, ci servono, abbiamo i giocatori infortunati, gli episodi arbitrali contro, questo e quell'altro, ma queste squadre come Atletico Madrid, Porto, sono squadre esperte, sono squadre sgamate, sono squadre che ti sanno indirizzare una partita, che nel momento di difficoltà quasi fanno in modo che nella partita non si giochi per recuperare fiato. E sono squadre esperte. Cioè, il Porto è una squadra che fa sempre la Champions League. Cioè, il Porto non è una squadra candidata a vincere la Champions League, ma è una squadra che se avesse due o tre giocatori importanti davvero, altri due o tre giocatori, perché qualche giocatore importante ce l'ha, se ne avesse ancora altri almeno due o tre, sarebbe una seria candidata a vincere la Champions League. Non li ha e non è una seria candidata a vincere la Champions League. L'Atletico Madrid,
ha un allenatore che io non voglio nemmeno nominare, che strategicamente dal primo all'ultimo secondo, soprattutto in alcune partite più delicate, tortura gli arbitri, gli assistenti, tutti quanti strategicamente, e a lungo, e se lo fa ci sarà un motivo, non è che lo fa così perché non c'è niente da fare, no, lo fa lui insieme ad alcuni suoi giocatori perché creano un certo clima, creano una certa atmosfera dove gli arbitri alcune volte possono essere un po' condizionati. Quindi devi essere forte in campo e fuori dal campo per ottenere risultati in queste competizioni, e noi lo sappiamo bene. Cioè, i 7 anni che noi abbiamo fatto senza Champions League li stiamo pagando, diciamo, abbastanza pesantemente in questa Champions League, perché quando noi abbiamo vinto l'ultima Champions League, la stagione 2006-2007, negli ottavi noi abbiamo affrontato il Celtic di Glasgow. La partita d'andata a Glasgow finisce 0-0, il ritorno a San Siro, che noi lo vinciamo ai supplementari con la sgroppata di Kakà, ma in quella partita lì c'era un rigore netto per il Celtic, un tocco di braccio di Maldini, e anche senza VAR, senza niente, era nettissimo, non c'era bisogno di VAR, non c'era bisogno di niente. Per fortuna non ha dato il rigore al Celtic, poi noi abbiamo vinto la partita, siamo andati avanti, poi abbiamo vinto la Champions League. Se lo stesso episodio succedesse oggi, capitasse oggi, ci darebbero subito il rigore contro. Perché non abbiamo più quel peso politico, quel peso in campo e soprattutto fuori dal campo, cioè devi tornare forte, tutto l'ambiente deve tornare forte ai massimi livelli, dentro e fuori dal campo. Quindi, però, se noi ci riconfermeremo in Champions League la prossima stagione, poi ancora in quella a venire, come io penso e credo, insomma, noi siamo la AC Milan di Milano, 7 volte campione d'Europa, 4 volte campione del mondo. Possiamo tornare a quei livelli, forse non facendo lo stesso spettacolo, però possiamo tornarci. Quindi, questo Milan poco esperto, con dei problemi di salute fisica, e questo Milan un po' sfortunato con le decisioni arbitrali e del VAR, ha perso 3 partite. Oggi, delle 3 partite giocate in Champions League, è stata la peggiore sotto tutti i punti di vista. Ha perso, ma comunque nessuno, né Liverpool, né l'Atletico Madrid, né il Porto ha demolito il Milan. Il Porto più delle altre, però nessuna delle tre ha demolito il Milan dando 4-5 gol al Milan. Comunque anche un Milan oggi che ha giocato male, che ha fatto male, che ha sofferto, che è un brutto Milan. Qualche sortita offensiva ogni tanto l'ha provata, poi non siamo mai andati alla conclusione pericolosamente. Però voglio dire, se al finale di partita fosse stato un calcio d'angolo, un rimpallo, un rigore, qualunque cosa, magari avresti pareggiato pure una partita dove praticamente non hai mai tirato in porta. Questo per dire che non ti ammazzano mai del tutto, no? Nonostante tutto e nonostante tutti. Io non togliere Tonali per mettere un Bakayoko in queste condizioni, non lo so, avrei evitato. E per il resto, vabbè, allora il Porto aveva 12 giocatori in panchina. Noi ne avevamo 8, di questi 8, due sono due portieri ragazzini, Jungdal e l'altro portiere della primavera, Desplanche, poi Ibra, quarantenne, poi tre difensori, Romagnoli, Kalulu e Gabbia, che non capisco perché non venga mai fatto giocare,
E Maldini, che poi alla fine è entrato anche lui. Stiamo parlando di un Milan, quindi stiamo parlando di un Milan proprio ridotto, altro che all'osso, cioè, no? E oltretutto stiamo parlando di un Milan dove credo che Tatarusano non abbia mai giocato la Champions League, Calabria non abbia mai giocato la Champions League. Tomori mi sembra che non l'abbia mai giocata. Ballotore, anche Tonali, anche Benasser, anche Selemakers, Krunic, Leao, sono tutti giocatori. Maldini, tutti giocatori che Romagnoli, tutti giocatori che non hanno mai visto la Champions League. Però, nonostante tutto questo, io ci credevo al passaggio del turno. Non che saremmo arrivati in semifinale, in finale, però al passaggio del turno io ci credevo. E per quello che ho visto in campo non era impossibile, perché comunque a Liverpool hai fatto due gol, nel momento in cui Liverpool è calato gli hai fatto due gol, li hai messi in difficoltà, quindi significa che col Milan non puoi permetterti di avere cali di tensione. Con l'Atletico Madrid il primo tempo hai dato lezioni di calcio, poi nel secondo tempo sei calato, poi non è stato sbagliato togliere Leao, poi gli episodi che sono successi. Stasera in campo non ci sei proprio stato, il Porto ha avuto la meglio in tutto e per tutto, e secondo me Tonali non era da cambiare, poi vabbè, il gol sarebbe dovuto anche essere annullato. Tom ci hai messo del tuo, gli altri ci hanno messo del loro, gli arbitri ci hanno messo del loro, il mix di tutto questo ha portato a 3 partite e 3 sconfitte. E la poca esperienza e l'essere poco sgamati e smaliziati. Tatarusano ha avuto una piccola incertezza nel primo tempo, piccola, un'incertezza che poi non ha creato danni su un rinvio che ci ha messo la Quaresima a rinviare, però Tatarusano secondo me un 6 se lo può prendere. Calabria, solito impegno, solita grinta, solita voglia, fatto partite migliori. Un 6 secondo me se lo può prendere. Cagliar, visto abbastanza bene, un 6 e mezzo secondo me se lo può prendere. Tomori qualche incertezza più del solito, non perfetto come tante, come altre volte, direi un 5 e mezzo. Balotelli primo tempo così così, secondo tempo male, c'è stata una rimessa laterale del Porto dalla fascia sinistra verso la zona centrale quasi vicino all'area di rigore, Balotelli che va completamente fuori tempo, sembrava quando sbagli a schiacciare il tasto alla PlayStation. Balotelli 5, perché poi lo voglio invitare a Capodanno qui a casa per ballare ballo 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 ture. Tonali, non il solito Tonali, boh, forse una stanchezza, forse che ci sono anche gli avversari in campo, forse le capacità del Porto. Tonali 5 e mezzo, 5 e mezzo. Benasser ho visto in difficoltà, 5. Selemaker ci ha provato, tante volte viene dentro il campo a giocare, cerca di creare la superiorità numerica, si sposta sulla sinistra, tatticamente è un uomo importantissimo. 6, 6 diciamo. Krunic non l'ho visto bene. In altre partite aveva giocato ovviamente con avversari diversi, l'avevo visto meglio, tipo col Cagliari, con la Sampdoria, l'avevo visto meglio stasera. No, quindi un 5. Leao nella prima parte del primo tempo un po' ci ha provato, poi si è perso anche lui, quindi 5 anche Leao. Giroud male, ha tentato una sponda nel primo tempo verso il centro dell'area ma non c'era nessuno pronto a raccogliere, però ha sbagliato dei controlli facili, non è arrivato su dei palloni dove poteva arrivare tranquillamente, su rimesse laterali, passi. Giroud 4 e mezzo, Giroud 4 e mezzo. Romagnoli è entrato, ha fatto degli interventi buoni, ha sbagliato un passaggio da solo senza essere marcato, senza essere pressato. 5 e mezzo Romagnoli. Kalulu fatto quello che poteva.
5 e mezzo, Bakayoko, niente di speciale, 5 e mezzo, Maldini, 5 e mezzo, Ibra, 5 e mezzo. Del resto stiamo commentando una sconfitta dove hai perso 1-0, ma poteva andarti molto molto peggio, nonostante la vergognosa decisione presa sul gol convalidato al Porto. Detto questo, io ci credevo alla qualificazione prima che iniziasse il girone, ero convinto che potevamo arrivare all'ottavo, adesso faccio fatica a crederci, però la speranza è l'ultima a morire, ma faccio seriamente fatica, però sono convinto che almeno in Italia ci potremo togliere delle grosse soddisfazioni in questa stagione. Fa male, sta mazzata fa male, però c'è un però. L'ultima mazzata seria che abbiamo preso, l'abbiamo presa il 22 dicembre 2019 a Bergamo. 5-0, dove io ovviamente ero a Bergamo. E dopo quella mazzata mi sembra che qualcosina è cambiato, no? Sembra che è arrivato un signore che si chiama Zlatan Ibrahimovic, mi sembra che i risultati, no? Sono cambiati. Sembra che da giugno 2020 a novembre 2020 non abbiamo mai perso una partita, a febbraio 2021 eravamo primi in classifica, in questo momento abbiamo giocato 8 partite di campionato con 7 vittorie, in Champions League le abbiamo perse, ma comunque facendo vedere anche cose positive dopo 7 anni di assenza, quindi credo che le cose siano cambiate dopo quella mazzata. Magari anche questa mazzata di stasera che è pesante con l'Atletico hai fatto bene, Liverpool è una squadra candidata alla vittoria finale, stasera hai preso una mazzata pesante sotto il punto di vista dell'agonismo, del predominio territoriale, dell'esperienza, della padronanza del campo, hai preso una mazzata pesante stasera hai preso una mazzata pesante, il risultato non rispecchia ciò che si è visto in campo. Quindi potrebbe servire, la mazzata di stasera potrebbe servire, me lo auguro, me lo auguro. E fino oltre la morte, col diavolo in corpo, sempre e comunque fino oltre la morte. Noi siamo la AC Milan, noi e solo noi siamo la AC Milan, con 18 trofei internazionali in bacheca. Perché per vivere di ricordi bisogna averli i ricordi, possibilmente non in tribunale o in segreteria. Bejos.